Pensa che a Casarano mio padre è stato il portiere delle quattro promozioni di fila del Casarano, dalla promozione alla Serie C. Allora si Allora ritrovano sì, i lo pugliesi. conosco, lo conosceranno Sì, tutti sicuramente. sicuro, sicuro. Allora siamo a Lecce, che è la Buon tua pomeriggio e città benvenuti. vicina intanto. Cioè tu non abiti qui. Io sono squinzanese, Lo come so, Nicola Riano. perché ieri sera siamo andati in un ristorante, ok, ho detto domani mi vedo con Antonio Maggio a Lecce, cioè, ma lui è del paese di mia moglie, Ma Squinzano. pensa. E qual era questo ristorante? È un Dov'era? ristorante a Porto Cesareo, molto buono. Al Allora, Porto Cesareo tu si mangia bene, il ci pesce è porti con la buono. tua macchina in centro. Io vi porto con la mia macchina in centro, mi perdonerete se è un'auto un po' spartana, però io sai che vivo in Umbria da qualche anno e ieri sono sceso per te anche, per stare insieme qui a Lecce, in aereo, quindi pensa, salirete nella macchina che ho acquistato con i miei primi guadagni nel lontanissimo 2008, dopo la vittoria di X Factor con gli Aram Quartet. È una macchina che, insomma, è abbastanza spartana, però fa ancora il suo, È eccola una qua. Meriva Opel, È una cioè, Opel Meriva, esatto. Questa è la macchina che potrebbe conquista è fare stata la prima acquistare una. conquista. Avevo 20 anni tondi tondi, è una macchina che c'ha No, una per dire, certa, avevo preso la quindi certo. comunque cammina, l'importante è Andiamo a quello. Lecce. Cioè, Antonio Maggio ci porta a vedere Lecce. Cosa Mio ultimo dici album. nella tua canzone? Nella mia canzone, che si chiama Quanto sei bella Lecce, fa parte del mio ultimo album, io dico quanto sei bella Lecce, col sole anche se piove, spalanco Porta Napoli e si vede il mare. Questa è Porta Napoli. Porta Napoli questa. Questa Hai visto dov'è? è bellissima, che cos'è? Questa è Porta Rudie, è una delle tre porte di accesso al centro storico di Lecce, l'altra è Porta Napoli che abbiamo visto prima, poi c'è Porta San Biagio vicino al liceo magistrale che frequentavo in tenera età. In tenera età. E poi in realtà ce n'era anche una quarta che è stata distrutta tanti anni fa. Questa Ma è bellissima. è meravigliosa. Porta Rudie, perché Rudie era il nome in antichità di Lecce. Vedrai sempre questo colore, perché è il tipico colore della pietra leccese, che Fanno anche delle ceramiche con la pietra leccese. fanno anche delle opere, sì, artigianali di Ho architettura. visto delle lampade fatte. Certo, come no, sì, la fanno ed è una pietra morbida, infatti c'è una differenza enorme tra la pietra leccese appena fatta e quella invece che ha già qualche anno, perché si crea quella sorta di porosità che vedi di fronte, ad esempio, vedi tipo Certo, questo. porosità. E questa che cos'è questa? Una chiesa? Questa è una chiesa, sì, Lecce è una città chiesa, adesso non so il numero preciso di chiese che ha, ma sono tantissime. E questa è l'Accademia delle Belle Arti invece. Nello sgretolarsi, questa pietra sprigiona una sorta di polverina che, soprattutto quando ci sono determinati tagli, determinati giochi di luce col sole, nell'aria vedi sempre questa polverina che ha dato a Lecce l'aggettivo di città incipriata. Sembra della Incipriata. cipria. Ascolta, mandiamo una foto. Noto tantissime persone di colore. Sì, ormai è diventata una città multietnica, l'accoglienza in realtà è stata sempre una peculiarità dei salentini. Ma è tutta di questo colore di bellissimo. Fa soltanto in Salento, proprio per questo si chiama pietra leccese. Vedi questa ad esempio già un po' più retrograda nel tempo, vedi, crea questa porosità, tende a sgretolarsi. Sì, hai ragione. Ogni 100 metri c'è una chiesa. Questa? Questa è la chiesa di Sant'Anna. È la chiesa di Sant'Anna dove celebrano il rito antico, il rito preconciliare in latino. Cioè? È il rito prima del Concilio Vaticano II e quindi il rito antico Quindi in sono rimasti latino. alla vecchia tradizione. Esatto. Non amano la nuova tradizione. Amano la nuova tradizione ma mantengono fede alla tradizione che va avanti da 2000 anni. Abbiamo un'altra chiesa. Nell'arco di 150 metri, ogni 50 metri una, hai visto? Sì. Poi ci sono le tipiche ceramiche salentine. Sì, perché adesso soprattutto con questo boom del turismo, che
devo dirti che fa bene vedere la città così piena, però è per un leccese è dura riuscire poi a trovare nuovamente i suoi spazi in questi 2 mesi di luglio e agosto, però fa parte del gioco. Ma dicevi che tutte le volte che torni a Lecce la trovi cambiata. Io vivendo in Umbria scendo 4-5 volte l'anno a Lecce adesso e ogni volta trovo, sai, dei locali diversi, alcuni che aprono in continuazione. Ma i turisti da dove vengono soprattutto? Italia o altri posti? Beh, devo dirti che, sai, ho diversi amici che hanno dei ristoranti, delle attività ricettive, mi dicono che quest'anno c'è un boom di stranieri come non mai, mentre magari negli ultimi anni, soprattutto appena dopo la pandemia, c'è stato un turismo più italiano. Adesso, quest'anno soprattutto, americani e francesi tantissimi. Wow! Cioè, è il fatto che ti arriva all'improvviso. Arriva all'improvviso, ti lascia di stucco. Duomo. Infatti io, sempre in quanto sei bella Lecce, dico quanto sei bella Lecce negli occhi di mia madre che scavano il tuo cuore per trovare ancora un'altra storia in più da raccontare. Seduto in Piazza Duomo, dove mi rubi il fiato ma ogni volta ti perdono. Ma tu ne hai viste di piazza, perché dici che questa è una delle piazze più belle? No, non lo dico io, questa è una delle piazze più belle, credo, di tutta la Puglia, perché innanzitutto puoi vedere il campanile che spicca, come tutti i campanili, è la cima più alta della città, accanto alla chiesa in pieno stile barocco. E poi una piazza chiusa, adesso non li fanno da un bel po', però prima facevano dei concerti meravigliosi, ci ho visto Paolo Conte qua in concerto un bel po' di anni fa. E questa è la piazza dove tra l'altro hanno fatto, due anni fa, la sfilata di Dior, che c'era tutto il mondo praticamente in questa piazza. Qui hai visto Paolo Conte, sì. Dopo mi racconti perché hai incontrato Paolo Conte. Ti racconterò. Proprio qualche giorno fa. Questi gradini non sono praticamente determinanti nella storia di Lecce, ma in quella di Antonio sì. Che è successo? Niente, è successo che nella tenerissima età di 14 anni diedi il mio primo bacio su quelle scalette lì. Infatti da quel momento, sono passati 17 anni, l'hanno chiusa. Ma come si chiamava, te lo ricordi? Sì, mi ricordo, però che, non te lo dico. Ma ci sei poi stato assieme per molto o no? No, fu... 14 anni è... Che vuoi fare a 14 anni? A 14 anni si è troppo piccoli per far bacio? Durare. Non è come te l'aspetti. Ma guarda, ricordo di aver avuto poi il sapore della novità del primo bacio per 2 giorni. Ricordo questa sensazione del primo bacio, chissà cos'era questo primo bacio a 14 anni. Penso che abbia segnato tutti noi. Ma solo con bambini. Le labbra o proprio... No, ci mise la lingua, come no? Anzi, la misi io. Certo. Altrimenti che bacio è? Altrimenti sarebbe stato... Un bacino. Troppo aleatorio per considerarsi un primo bacio. Ed è accaduto lì. Antonio, questi cortili li aprono alla gente? Sì, credo sono che privati. Sono privati, credo che un paio di volte all'anno li aprano proprio per farli visitare al pubblico, perché come vedi sono meravigliosi. Si apre un portone e si apre proprio un punto di vista nuovo sul cortile. Questo è un cartapestaio, un artista. Andiamo a vedere? Andiamo. Lo conosci? No, però non è mai troppo tardi per presentarsi. Certo. Ma
Buonasera. 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 Posso riprendere? Visto che lei, facciamo un'eccezione. Salve. No, mi ha detto che lui è Antonio Maggio di Lecce, è lui. Mi ha detto che lei è il più antico cartapestaio di Lecce, il più storico. Diciamo conosciuto. Conosciuto. Non sono il più anziano. Quindi lei fa tutti questi lavori? Io e mio fratello, sì. E come ne fa? Cioè come con... Con un'antica tecnica che viene tramandata da maestro ad allievo in questo modo. Queste sono le fasi principali della lavorazione tradizionale. Si parte da uno scheletro in ferro, corpo in paglia, testa, mani e piedi in terracotta per le figure fino a un metro. Dal metro in poi anche testa, mani e piedi sono modellati in cartapesta, tipo questa. Questa è per una statua di un metro circa, questo è un Padre Pio per una statua di 1,80 m. Quando la misura della statua supera il metro, si può lavorare le parti anatomiche nude in cartapesta. Si preferisce la cartapesta perché è più leggera, ovviamente. Poi fogli di carta amalfitana imbevuta di colla di farina cotta. Carta ancora fatta a mano per i cartapestai di Lecce. La tecnica e i materiali non sono cambiati nel corso dei secoli. Poi sempre questi fogli di carta vengono imbevuti con questa colla di farina cotta e si creano i vestiti. C'è una caratteristica particolare dei cartapestai leccesi per cui si distinguono dagli altri lavoratori di cartapesta in giro per l'Italia? Diciamo che la tecnica della cartapesta, come tutti i mestieri artigianali, viene affinata e diciamo perfezionata nel corso dei secoli esclusivamente per il soggetto che si va a produrre. Abbiamo una tecnica diversa dalle maschere di Venezia o dai carri di Viareggio. Cambiano alcuni particolari, ad esempio per i carri vengono utilizzati i giornali, perché alla fine della sfilata il carro deve essere buttato. Invece una statua di cartapesta deve durare centinaia di anni, ecco perché utilizziamo... Dura centinaia di anni questo statua? Una statua in cartapesta leccese in un luogo al chiuso dura centinaia di anni. Quindi ci sono dei cambiamenti se lei si riferisce alle maschere di Venezia o ai carri di Viareggio, sì che cambiano i particolari. Ma quanto ci mette a fare... Qual è quello più laborioso? Probabilmente quelli lì in fondo sono quelli più laboriosi, queste diciamo scenate. Che... questo è un po' più laborioso, un Sant'Ambrogio che dovremmo consegnare in settimana. Venerdì viene il cliente che è qui in vacanza, è un signore di Milano che verrà a ritirarlo. Questa parliamo di mesi di lavorazione perché il processo di lavorazione è molto lungo. Ma questi invece? Questi qui sono abbastanza complicati o no? Questi mi sono sembra un po' più semplici rispetto a quello. Sono scenograficamente sembrano più elaborati, però è più lunga la lavorazione di questo che di quelli. Per dimensioni? Per la dimensione? No, no, per la particolarità del lavoro, per la tipologia di lavoro. Questo è un soggetto abbastanza elaborato, è lo stesso cliente del Sant'Ambrogio, è la ricostruzione di una bottega artigianale che c'era qui a Lecce perché il suo nonno di leccese faceva lo stagnino, insomma realizzava questi contenitori in metallo, in rame, in alluminio, in ferro. Questo è un soggetto abbastanza lungo come tempo di lavorazione. Complimenti. Bellissimo. Grazie. Complimenti davvero, bellissimo. Grazie. Evidentemente c'è uno spettacolo questa sera, qui fanno rappresentazioni. Cos'è teatrali. Questo è uno spazio, si chiama il Chiostro dei Teatini, dove fanno spesso anche delle rappresentazioni teatrali, dei concerti. Questa sera evidentemente c'è uno spettacolo di danza. Tu ti sei esibito qui? No, qui devo dirti è uno dei pochi posti a Lecce città dove non mi sono mai esibito. Me lo fai notare tu adesso. Molto bello perché sei circondato dalla pietra leccese, sì, anche molto. Cioè, questo portone mi ricorda un po' le sagre salentine, esatto, che hanno tutte queste luci colorate. Esatto, esatto. Ciao, salve. Salve. Ciao. Ciao.
una roba fresca qua, in questa libreria che si chiama Liberrima, dove 3 mesi fa, il giorno d'uscita del mio ultimo album, abbiamo fatto la conferenza stampa e l'abbiamo presentato qua. Quindi hai presentato l'album maggio qui? Ho presentato maggio qui in onore appunto della canzone che ho dedicato a Lecce. Ho fatto il primo firmacopia a Lecce appunto. Ops, c'è un pianoforte. È stato pesante portarlo in spalla, come diceva Antonello, però dai. Beh, che ti faccio ascoltare, Red, quanto sei bella Lecce, direi. Se bella Lecce, col sole anche se piove, un sentimento pieno come un pasticciotto caldo appena uscito da mangiare, sulla solita panchina, spalanco Porta Napoli, si vede il mare. Quanto se bella Lecce, nei vicoli di seta, con l'aria luccicante d'oro che mi intinge la camicia, arriva fino al petto, che scoppia di ricordi. Quando non entravo al magistrale per goderti, quanto sei bella Lecce, guardata dal sedile, incastonata dentro un orologio che si fermerà soltanto con il tempo, quasi per contraddizione, sei un quadro inestimabile del mio museo del cuore. Facciamo che quando mi manchi ci vediamo in centro e che per ogni tua espressione faccio un monumento. Anche se adesso devo andare, aspetto solo di tornare e riscoprire tutte quelle cose che già so. Tanto se bella Lecce, esplodi in piazza Sant'Oronzo, dove quel santo mi ricorda il voto che prendevo in matematica al liceo. E fine settimana in via Trinchiese, io mi sentivo libero di diventare grande. Quanto sei bella Lecce, negli occhi di mia madre, che scavano il tuo cuore per trovare ancora un'altra storia in più da raccontare. Seduto in piazza Duomo, dove mi rubi il fiato, ma ogni volta ti perdono. Diciamo che quando mi manchi ci vediamo in centro e che per ogni tua espressione faccio un monumento. Anche se adesso devo andare, aspetto solo di tornare, aspetto di ricominciare. Sui cornicioni trovi santi, tutti angeli animali, quando arriva poi l'estate trovi pure vacanzieri che non trovano mai pace. Allora io ti aspetto fino a tarda notte, quando sei sole e tutto tace. Così mi perdo per le strade, fino a quando all'improvviso arrivi tu. Si ferma il tempo a Santa Croce. Se bella Lecce, col sole anche se piove, un sentimento pieno come un pasticciotto caldo appena uscito da mangiare, sulla solita panchina, spalanco Porta Napoli e si vede il mare. Poi, tra l'altro, ho notato che tu hai dita lunghissime da pianista. Dicono che anatomicamente le mie mani siano giuste per suonare il piano più che la chitarra. Si apre un portone e vedi delle cose meravigliose.
Sembra un presepe, si apre un portone e vedi un presepe. Questa è un'altra chiesa. Sì, questa è un'altra chiesa. Allora, Red, questa è la più antica osteria leccese, dove si mangia la tipica cucina leccese. Tipica come qua, non la mangerai da nessun'altra parte. Sì. Adesso ti presento Daniele, figlio di Angiulino, nonché giullare di corte. L'oste Daniele, come stai? Ti presento Red Ronny. Piacere Daniele. Ciao Daniele. Quanti anni ha questa osteria? Non si quantifica. Perché cioè? Questa gestione Angiulino e andiamo meno di 50 anni. Cosa mangiamo qui di buono? Le ricette tipiche della cucina leccese, ho detto, le puoi mangiare solo da Angiulino. No. Lui vegetariano barra vegano. Ah, vegetariano. Ah, a posto. Una bella lasagna accandurata con cacio e ricotta, fai le cicorie, la cicorietta. Fai le cicorie, fantastico. Sì, ma adesso ci a digiuno non rimani, sta tranquillo. Ma mi stai riprendendo? Mi stai riprendendo? Eh? Mi stai riprendendo? Certo. Daniele, scusami, se no che è tutta... Ci vedi la telecamera, secondo te che cosa? Allora... Mi stai riprendendo, dice. Allora, andiamo di là e faccio andiamo, vedere. Facci strada, grazie Dani. Continua così, bravo. L'ho detto per... Mi devi raccontare di Conte. Ah, sì. Ho realizzato uno dei desideri più grandi della mia vita, conoscere Paolo Conte. L'altro ieri sono andato a vederlo in concerto a Umbria Jazz, all'Arena Santa Giuliana a Perugia. Se non che, durante l'intervallo, mi arriva un messaggio del mio amico Milo Fantini, che è suo manager, che è bolognese come te, e mi dice: Antonio, vieni un attimo dietro. Ha detto: cosa vorrà nell'intervallo di uno spettacolo dal primo e secondo tempo? Sono andato lì, mi ha fatto entrare nel camerino di Paolo Conte e me l'ha fatto conoscere. Una gioia incredibile, sembrava un bambino emozionato nel fare che qualcosa. Che hai detto? Allora, innanzitutto mi sono inginocchiato, gli ho stretto la mano e ovviamente ho avuto modo di dirgli quanto lui per me sia stato sempre un punto di riferimento e conoscerlo per me era veramente una roba incredibile, inaspettata, a maggior ragione nell'intervallo di un suo concerto, perché facciamo sto mestiere, sappiamo l'adrenalina, i momenti particolari, no? Durante un concerto, e invece lui, come se nulla fosse, stava mangiando uno yogurt, credo, e quindi ha finito di mangiare lo yogurt e ci siamo conosciuti. Ho avuto modo anche di raccontargli le ultime cose che ho fatto, di lasciargli il mio ultimo album. Insomma, è stata veramente, anche adesso mi emoziono nel parlarne, perché è stata una cosa forte per me. La vita è fatta di sliding doors. Esatto, ne parlavamo, cioè, prima. Una l'hai persa, Lucio Dalla. È vero, è vero, è vero. È 2009 ero con gli Aram, col mio ex gruppo. Eravamo in una manifestazione a Castelfranco Veneto, dove eravamo tanti artisti e ci alternavamo sul palco. E ricordo, noi scendavamo dalla scaletta del palco e vidi passare accanto a me una sagoma con un cappello a falda larga, sagoma chiara, era vestito di bianco, ma sai, l'adrenalina anche in quel caso, non ci feci più di tanto caso. Andando via in macchina sentì in lontananza l'intro di Caruso. No, non ci posso credere, era Lucio. Io sono cresciuto, tu lo sai, sono cresciuto con in camera il poster di Lucio Dalla. Quindi quel fatto di che lui mi fosse passato accanto, io non me ne fossi accorto, è stata una coltellata, che è una cosa che non mi perdono ancora oggi, perché poi non ho mai avuto modo di conoscerlo personalmente, nonostante io porti attualmente anche in giro uno spettacolo dedicato a lui, che è Maggio canta Dalla in jazz, con Daniele Di Bonaventura al bandoneon e William Grego al pianoforte. Quindi questa roba mi manca, mi mancherà per sempre, perché
ovviamente non c'è più modo di conoscerlo, però ecco, diciamo che pur non avendolo conosciuto fisicamente, ho scavato talmente a fondo la sua arte che lo conosco sotto quel punto di vista. Mentre con Paolo Conte ho avuto questa opportunità immensa di potergli stringere la mano qualche giorno fa. La pasta che trovi, mi ha spiegato di eh? Spiegaci cosa c'è, spiegaci. Allora, nella pasta. Allora. Questo è ciceri e ciceri e trina. Allora, la pasta che trovi è la pasta fritta, quella più scura, quella è fritta. È pasta Se fresca, mi fai pasta tuo fresca. segno un attimo. Voglio vedere la faccia quando hai fatto quel segno. No, ma la faccia. Questa poi. Questa cos'è questa? La forchettata di questa pure assaggiala. Sì. Arrubbagliela Ma che cos'è? Cos'è? Questa è lasagna accanolata con cacio e ricotta. Questo è un piatto tipico del Ricotta posto. forte. Lasagna Ricotta accanorata. Ricotta forte, hai ragione, scusami. Forte. E questo invece, beh, questo. Fave cicoria. Fave Quando c'è il tè cicoria. per la ciceretria, le fave cicoria abbiamo l'olio per condirle. Non ci ho Buon appetito, ci vediamo dopo. Ciao. Questo che cos'è? Questo è il palazzo Questo è il palazzo dei Celestini, dove c'è la sede anche la provincia di Lecce ed è adiacente alla chiesa di Santa Croce, che è la massima espressione del barocco leccese nel mondo. Ma che cos'è questa roba? Ma è tutta pietra leccese questa. Tutta pietra leccese e tutte le decorazioni possibili e immaginabili del barocco. Stradina di fronte da cui si arriva e si vede proprio da uno scorcio questa chiesa che si ingrandisce sempre di più man mano che ti avvicini, questo vicolo qua. Cioè, tu ti meravigli che arrivino tanti turisti a Lecce. No, non mi meraviglio affatto, eh. Ci credo anch'io, se non fossi leccese verrei a visitarla tutti gli anni, anzi. Sì, hai ragione, tu arrivi qui e vedi questo piccolo scorcio. Secondo me l'hanno fatto apposta, secondo me l'hanno fatto anche apposta, Non sai. possiamo più chiederglielo. No, però 100 anni per farlo. Cioè, pensa quante robe storiche abbiamo lasciato e qual è l'ultima architettura in Italia importante? Qual è stata? Credo che dopo il periodo del fascismo non c'è più stata nessuna cosa che abbia No, contraddistinto. le ultime costruzioni sono state fatte durante il periodo fascista, sì. Cioè, le ultime costruzioni con uno stile Certo, che ti può riconoscibile. piacere o no, però È riconoscibile. riconoscibile, certo. Santoronzo è il Questa è patrono Piazza di Lecce. Santoronzo. Oronzo era e il patrono della città di Lecce. E c'è una statua che adesso è in fase di restaurazione, che solitamente sta, è enorme, è altissima, solitamente sta in cima a quella colonna. E Santoronzo sta in questa posizione. Infatti lo dico anche in quanto sei bella Lecce, perché quando io andavo al liceo, in matematica era una pippa. Allora, ogni volta che il professore di matematica portava il compito in classe con il voto, era fisso, faceva maggio. Santoronzo. Era un cliché ormai, era diventato un cliché. Mi dispiace che tu non lo possa vedere. Ok, ma visto che sei una pippa in matematica, li hai fatti bene i conti? Sei riuscito a mettere via un po' di soldini o no? Con la musica dici? Beh, diciamo che ci vivo. Ci vivo e oggi già è Oh, sei un eroe. Vivere con la musica oggi Sai, è. gli eroi di questi, soprattutto un cantautore. Bravo, ne parlavamo prima. Ormai siamo una nicchia. Il cantautorato è diventato veramente un circolo quasi. Però è quella cosa che poi ti dà nel tempo. Esatto, ma quest'anno hanno dichiarato che non vogliono nessun cantautore a Sanremo. Dici? Lo hanno dichiarato. Ah, peggio per loro se hanno dichiarato così. Dai, diciamo che i grandi cantautori che abbiamo avuto in Italia dagli anni 60, da Modugno in avanti, hanno alzato l'asticella della musica italiana a livelli altissimi. Quindi diciamo che il cantautorato ancora oggi deve necessariamente dire la sua nel panorama musicale italiano. Ci è piaciuta? Certo che mi è piaciuta. Diciamo che
della musica che oggi ascoltiamo in radio non resterà quasi nulla. Il cantautorato invece oggi ancora lo cantiamo, se io penso alle canzoni di Rino Gaetano, alle canzoni di Lucio Dalla, alle canzoni di Modugno stesso, di Luigi Tenco, di Sergio Endrigo, le cantiamo ancora oggi perché sono delle canzoni che hanno un'alchimia tra musica e parole tale da renderle immortali. Ero preoccupato perché erano 200 metri che non vedevo una chiesa, mi ero preoccupato. Già preoccupato. Questa è Santa Maria delle Grazie. Un anfiteatro romano che stanno ancora lavorandoci. Hanno cominciato ancora dei lavori, sinceramente non stando a Lecce non mi sono perso il motivo, non so se vogliono riportare alla luce un altro spicco. Ma da quando l'hanno scoperto questo anfiteatro? Ma da tempi relativamente brevi, credo un centinaio d'anni, perché avevano cominciato i lavori per la banca che c'è accanto e scavando si sono resi conto che c'era un anfiteatro integro sotto i loro piedi. Quindi ovviamente lo hanno riscoperto dopo secoli e secoli. Quella parte si vede bene. Non ho mai vista questa erba qua sopra. Non l'ho mai vista l'erba così alta nell'anfiteatro, anzi non ho mai visto erba nell'anfiteatro. Probabilmente con i lavori di... Con i lavori, ma stanno cercandone ancora? Guarda, stanno facendo dei lavori adiacenti, non so se vogliono riportare alla luce un altro spicchio, stanno semplicemente rifacendo la pavimentazione, non lo so. L'unica cosa certa è che l'altra metà sta là sotto, perché questa è uno spicchio questo qua. Al di là di questo muro c'è l'altra metà. Chiesa Santa Chiara. Questa è la chiesa di Santa Chiara, questa è piazzetta Santa Chiara. E alle spalle della chiesa di Santa Chiara ti faccio vedere una roba che, proprio perché è nascosta, i turisti non sempre riescono a scovare. Prima abbiamo visto l'anfiteatro romano, adesso ti faccio vedere il teatro greco. Vedi che non c'è nessuno qua, perché non lo sanno, molta gente non lo sa che c'è il teatro greco qua. Che bello! E lo lasciano così? Ogni tanto qui anche facevano degli spettacoli, dei teatri, prosa, dei concerti volevo dire, scusami, prosa. Adesso non credo che facciano... Ma come si può abbandonare un teatro greco così? Non credo sia abbandonato, semplicemente non danno più l'autorizzazione per fare degli spettacoli all'interno. Sì, ma non serve a niente. Oggi non è quello. Cioè, ma ti rendi conto che una cosa così bella non la guarda nessuno? Meraviglioso. Devo dire che è anche nascosta, quindi il turista non sempre sa o non sempre è indicato nelle mappe da visitare, delle cose da visitare, da vedere. Là quello c'è un altro campanile. Il campanile che hai visto prima del Duomo, di Piazza Duomo, che anche a debita distanza svetta sulla città. Questo è un piccolissimo volto di donna. La leggenda narra che esattamente dove c'è il viso di questa donna, quest'angolo del palazzo, secoli fa, avesse un terrazzino. E da questo terrazzino si affacciava una fanciulla. Questa fanciulla si scambiava degli sguardi con un ragazzo che abitava invece in quest'altro palazzo e si affacciava anche lui dal suo balcone. Le due famiglie erano di estrazione sociale completamente diversa, se non che il padre e la ragazza, avendo scoperto questo scambio di amore platonico con gli sguardi di sua figlia, decise di murare il balcone finché lei, poi straziata da questo dolore, la fece finire, si ammazzò, si suicidò. Il ragazzo ordinò allora di
far fare a uno scultore il viso della donna che amava e di metterlo esattamente dove si affacciava lei. Fu commissionato questo sguardo di donna dal ragazzo che abitava qua. E quindi è rimasto nei secoli, un po' deteriorato dal tempo, il viso di questa fanciulla. Che bella storia. Pensame mucho, mucho, mucho. Come si fa a cantarne la ultima vez? Bésame mucho, 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 que tengo miedo de verte otra vez. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez. Originale, dai. Molto. Quel ragazzo di Galatina, vedi, bravissimo. Vedi. Che la visita a Lecce si termina con cosa? Con festival, musica, con la Fogara di Novoli 2024. Compiamo City Lecce. Si parla di cose, di cultura. Certo, assolutamente si regge. Non soltanto di chiese, di teatri, ma metterci qualcosa nei teatri. No, sì, assolutamente. I teatri sono importanti. Noi quest'anno stiamo cercando di riportare alla luce un teatro molto importante, conosciuto, ma non troppo. Per cui... vediamo di non vogliamo spoilerare nulla. Ma spoileriamo. No, Dov'è? Assolutamente, ragazzi, non è possibile. Dai, una cosa piccola. No, ragazzi, credetemi, non è possibile. Grazie, ciao. Grazie. Visto che insomma la nostra vicinanza di Squinzanistan, vero? Si dice così. A Squinzano, perché a Squinzano non c'è un teatro, o meglio c'era, lo hanno buttato a terra. Squinzano è il paese natale di Nicola Rigliano. Nicola Rigliano, il grande Nicola Rigliano, non solo lui, Antonio Maggio che sta proseguendo. Abbiamo dato, voglio dire, no, tantissimo con la banda di Squinzano, è stata una banda musicale famosa in tutto il mondo, Ernesto e Gennaro Abbato. Pensa che Albano, Ron, un giorno, eravamo a casa di Giuliano, il nostro amico Giuliano San Giorgi, quando diceva, tu dove sei? Dico, sono di Squinzano. Bravo! Boom! Uno schiaffo. Dico, maestro, ma cosa è successo? Perché voi a Squinzano non capite niente? Dico, avete avuto due maestri concertatori che erano la fine del mondo. No, avrà detto, avete avuto due concerti maestratori, fuori da capo, i più bravi del mondo. È verissimo, proprio così. Perché mi diceva che Ernesto e Gennaro Abbato effettivamente hanno cambiato proprio la musica del concerto bandistico. Allora, si può finire un reportage che ho fatto su Lecce parlando di Squinzano? Ma sì, perché Squinzano è il primo paese venendo giù in provincia di Lecce. Ciao. Quindi, come vedi, tutto torna a Squinzano. No, tutto torna. Poi hai uno squinzanese qua, quindi ci sta anche, dai. Grande Antonio. Però, ragazzi, ce l'abbiamo visto di giorno. Ma di sera è una roba spettacolare. Mamma mia, credo di finire là, ma poi finiamo qua il reportage. Mamma mia. Ciao Lecce.